diciamo, ti ringrazio per queste cose perché ho sentito delle cose molto interessanti, soprattutto diciamo è straordinario poter ascoltare come qualche cosa che tu hai pensato in un epireo normalmente staccato dalla realtà e dalla gente, come può essere un'università, un istituto di ricerca, determinare tutti questi flussi e tutti questi fenomeni che abbiamo sentito. E ascoltandovi, anche guardando un pochino i dati, anche di Barbara, così mi sono venuti in mente un po' di cose. Per esempio, il primo dato che ha fatto vedere Barbara è che l'Italia e gli Stati Uniti sono i leader della ricerca. È una cosa abbastanza comune questo, che gli Stati Uniti sono i leader della ricerca. Anche l'Italia lo sia, e però ci siano almeno un corteo di 30 paesi che abbiano fatto almeno un lavoro pubblicato, indica che è una ricerca indubbiamente di interesse assolutamente mondiale. Però la storia avviene anche per fatti strani, particolari. Io nel 86 lavoravo con un giovane fellow con una magra borsa di studio all'Università di California a San Francisco, e in quell'epoca al mercoledì mattina dovevamo andare prestissimo, tipo alle 6, i radiologi con i chirurghi vascolari. E noi venivamo interrogati in radiologia mentre mangiavamo un bombolone, prendevamo un caffè, e i radiologi venivano interrogati in chirurgia. In questo modo ci formavamo vicendevolmente facendo colazione. E in quest'ambito io conobbi un uomo che si chiama Deik, che adesso è professore di radiologia vascolare, diciamo una delle università più importanti del mondo, che è Stanford. È un uomo che ha inventato un sistema per cui non si muore più di aneurisma della aorta, tanto per farci capire. E una signora aveva letto in un blog il mio primo lavoro e andò a Stanford. E questo rise moltissimo Deik. E dice, mi sembra una cosa molto buffa, disse. Poi prese l'articolo e casualmente vide che io ero il primo autore. E allora dice, no, questo io lo conosco. Mi dia l'articolo. Si informa un pochino e vede che io da lì a 15 giorni vado a parlare di questa cosa a Londra, lui prende un aereo e viene. La cosa incredibile è che ci incontriamo dopo più di 20 anni e io gli spiego tutto quello che ero arrivato a quel momento a capire, e lui torna e che cosa fa? Opera immediatamente il marito di questa signora. Questa signora era una blogger che aveva 150.000 seguaci, cioè, voi immaginate che cosa può essere stato questo, perché anche quest'uomo, che era una persona che non riusciva più a lavorare ed era uno scrittore di musiche che aveva vinto anche Oscar, cioè faceva di colonne sonore per film, quindi erano persone anche molto conosciute, e quindi alla fine questo ha attivato una grandissima domanda di pazienti che ha ottenuto due scopi diversi. Diciamo, il medico recettivo faceva ricerca e cercava di trovare fondi per approfondire questo argomento, il medico recettivo faceva barriera, e quindi diciamo i primi di quella flusso che tu hai lì, Barbara, i primi articoli negativi erano praticamente bla bla bla, erano opinion article, non c'era un dato, non c'era un paziente, e siamo andati avanti fino a questi bla bla bla, fino a questo studio Cosmo, che peraltro non è nemmeno stato pubblicato, e questa è la realtà delle cose, cioè è una cosa molto complessa, perché questa, cioè generalmente le ricerche sono di due tipi, non si scontrano mai le ricerche in scienze biomediche, sono delle ricerche profit, cioè delle ricerche in cui c'è un finanziatore perché ha interesse che, non so, un nuovo apparecchio possa essere utilizzato, un nuovo farmaco possa essere utilizzato. Quindi mette fondi pesanti, questo tra l'altro ha fatto
crescere enormemente, visto di prof, il costo della ricerca biomedica, che ha dei costi mostruosi perché è legato a questo fatto. Poi ce ne sono delle ricerche no profit, in cui praticamente i fondi devono essere trovati in un paese come il nostro proprio attraverso il suo sistema sanitario nazionale e quindi attraverso regioni e ministeri, e quindi sono ovviamente legati a un qualche cosa di politico. È chiaro che comunque l'accesso ai fondi ha delle regole, che sono delle regole stabilite, c'è l'uso degli indici bibliometrici, insomma ci sono dei criteri ovviamente, però indubbiamente la spinta di questi movimento per quello che riguarda una ricerca no profit come era questa, io credo che sia stato importante, ha dato anche dei contraccolpi negativi. Vi faccio un esempio di quelli che possono essere contraccolpi negativi, che bianco e nero non c'è nessuna cosa della vita. Ad esempio, se tu adesso scrivi un articolo in cui trovi che, non se magari per qualche ragione, lo mandi a certe riviste che vivono esclusivamente sulla parte profit concorre per la cura di questa malattia, l'articolo non viene nemmeno mandato al procedimento dei revisori del REV. Quindi c'è, io ho avuto delle lettere molto simpatiche, email, che in circa 30 minuti dalla sottomissione dell'articolo, quattro volte c'era una tara da fare, se dovevi fare 6-7 ore di fuso orario, arrivava già, la cosa non è assolutamente interessante. Non c'è nemmeno tempo materiale che l'avesse letto l'editore. Quindi capite che quando una ricerca no profit scomoda il profit, cioè va nello stesso binario, diventa un qualcosa di estremamente difficile, che è quello di cui un pochino abbiamo parlato oggi, e anche quello che probabilmente ha generato questo Rise of People Power, perché se ci fosse stato un andamento tra virgolette normale, probabilmente non ci sarebbe stato tutto questo. Poi avete detto delle cose estremamente interessanti sulla chiusura, sulla manipolazione del web, questo sono delle cose che, a cui ci deve stare molto attenti. Io devo dire che perlomeno Marco Fiore, l'associazione, sono sempre stati molto attenti a veicolare dei messaggi il più possibile esatti. Io ho avuto anche degli scontri, diciamo, con l'associazione, perché in un certo momento l'associazione era solo indirizzata a creare un trattamento selvaggio di questo quando non eravamo ancora pronti. Io ho avuto sicuramente degli scontri quando cercavo di convincere le persone ad avere la pazienza di aspettare che la ricerca avesse i suoi tempi, perché altrimenti ci sarebbero stati dei problemi proprio anche di salute per loro, perché diciamo un qualche cosa che era già dato per pronto, quando io nel primo articolo ho detto che il 50% delle volte non andava a fine, non è che fosse una cosa estremamente incoraggiante, ma in realtà era dato per pronto, quindi c'erano purtroppo per esempio dei miei colleghi che l'hanno utilizzata, l'hanno profit per fare il loro profit. Quindi abbiamo assistito ad un cambio in cui una cosa che stava facendo il suo iter lungo, che non si è ancora concluso, difficile, perché adesso spiegare cosa c'è CCBA può essere semplice, poi in realtà è molto complesso, è semplice quando fai divulgazione, è complesso quando te ne occupi. Però indubbiamente diciamo che abbiamo avuto un rebound molto negativo sul profit, questo ha fatto molto male a tutto, ha fatto molto male alla ricerca, ha fatto molto male all'associazione, ha fatto molto male soprattutto ai malati. E quindi questo è purtroppo come è fatta la medicina. La medicina può essere privata, può essere pubblica, ci sono tanti rivoli, non è facile orientarsi e capire. Comunque io direi che io sostanzialmente ho concluso. Il Dipartimento di Economia e la Biblioteca di Facoltà chiudono alle ore 19. No, siamo nei tempi. No, la cosa secondo me interessante, ecco, in questa analisi è del fatto che questi focolai, diciamo, di ricerca che si sono concretizzati semplicemente perché c'era una stima pregressa di
due ricercatori hanno poi fatto in modo che delle università entrassero in rete e facessero ricerca, e a sua volta che i gruppi, dalla parte che avete visto quest'oggi qua in Italia e anche negli Stati Uniti da John Bill, avessero ad un certo momento fatto in modo che tante persone andassero a chiedere informazioni, a stimolare e quindi ad informare molto più rapidamente l'interesse verso questo tipo di ricerca, per cui anche la quantità di articoli, e credetemi, è straordinaria, cioè io non so, un articolo che ho scritto nel 2012 con il gruppo di Buffalo, dopo 3 mesi che era uscito, aveva già una quantità di citazioni che era assolutamente incredibile e che io avrei normalmente cominciato a vedere, non so, 1 anno e mezzo dopo. Quindi indubbiamente hai un... Diciamo che questo, non so bene con quali meccanismi, questo potete analizzarli voi, però sicuramente ha velocizzato molto la ricerca, nonostante per i malati sia molto lenta, però rispetto alla norma sicuramente è stata molto più veloce. Grazie.